strudel di zucchine e scamorza. Si prepara velocemente ed è strabuono. Affetta finemente una cipolla. Io ho utilizzato quella rossa. E con una grattugia a fori larghi, grattugia le zucchine. Dopo aver rosolato la cipolla con un filo d'olio, aggiungi le zucchine, sale, pepe, mescola e cuoci una decina di minuti. Srotola la pasta a sfoglia. Metti la scamorza a fette oppure dei quadretti di formaggio. Adagia le zucchine che devono essere fredde. Aiutandoti con la carta forno, arrotola la pasta a sfoglia formando un lungo filone. Chiude bene le estremità. Con una forbice o con un coltello, fai dei tagli. Spennella con del latte oppure con un tuorlo. Via in forno, 180 gradi, 25 minuti. E voilà!